Buonasera amici telespettatori, questa sera le telecamere di Napoli News Magazine e Sinapsi News sono presso lo studio legale dell'avvocato Sergio Pintus qui a Napoli, dove presto sentiremo ai nostri microfoni il signor Alberto Guarino per un caso eclatante di malasanità. Seguite il servizio. Avvocato Pintus, buonasera, voi ci avete chiamati questa sera per parlarci di un caso eclatante di malasanità. Vuole raccontarci di cosa si tratta? Sì, abbiamo chiamato per segnalare un caso di malasanità che si è verificato al Cardarelli. È segnalatomi dal signor Alberto Guarino, il mio cliente, il quale mi ha segnalato che in data 8/11/2020 si ricoverava presso il nosocomio Cardarelli la signora Mauro Celeste, e nel corso della degenza della signora Mauro Celeste il Cardarelli non ha fornito informazioni adeguate, informazioni sufficienti ai parenti. In particolare, quello che è strano è che in data 11/11/2020 forniva quale unica informazione la comunicazione del decesso senza altre spiegazioni di questa signora. Successivamente, circa un'ora e un quarto dopo, comunicava che in realtà la notizia del decesso era falsa e che anzi la signora stava migliorando sensibilmente e che sarebbe stata dimessa una volta verificata la negatività dell'eventuale tampone. Quindi la famiglia è passata dal grave sconforto all'euforia. Per circa 6-7 giorni non ha saputo nulla più delle condizioni della signora Celeste, nonostante avessero più volte compulsato il Cardarelli, fino a sapere in data 21/11 alle ore 11:55 del decesso della stessa signora Celeste. Allora, avvocato, noi non immaginiamo quale sarà il percorso giudiziario, ma sicuramente ci stanno una serie di elementi per arrivare a un procedimento. Certamente noi faremo un esposto spiegando dettagliatamente alla procura quello che è accaduto, non soltanto per noi, ma finché, voglio dire, questo non accada più. Ci aggiungerei naturalmente che vorrei premettere la grande stima e la considerazione per il lavoro che stanno facendo i medici in questo periodo, però è anche altrettanto vero che proprio in queste difficoltà è necessario che i rapporti di comunicazione fra l'ospedale e gli assistiti, di fronte alla difficoltà di poter rapportarsi con il malato, è uno degli elementi necessari per poter fare chiarezza. Aggiungerei che la mancata somministrazione dell'Eutirox rappresenta uno dei motivi alla base dell'esposto stesso, perché è evidente che la mancata somministrazione di questo medicinale avrebbe aggravato i profili di problemi respiratori eventuali per i quali la signora è defunta. Noi come testata giornalistica sicuramente siamo consapevoli che è un momento veramente difficile e difficoltoso anche per chi opera nel settore della sanità. Nulla toglie che i medici stanno facendo uno straordinario lavoro, ma probabilmente va fatta assolutamente chiarezza rispetto a questo caso che è abbastanza stupefacente. Signor Guarino, dal dolore alla gioia, dalla gioia poi allo sconforto totale, che è successo fattivamente in questi 7 giorni? Avete mai provato a chiamare l'ospedale per avere notizie soprattutto? Abbiamo avuto notizie tramite telefoni che ci avvisavano quasi quotidianamente del decorso ospedaliero di mia suocera, ma la cosa aberrante non è tanto ciò che ci dicevano, ma ciò che è stato fatto. Loro non avevano preso in considerazione una busta di medicinali che noi abbiamo portato all'ospedale per far continuare la terapia, perché mia suocera pativa di molte patologie, e soltanto attraverso informazioni che il dottor Starace, titolare della medicina 1 della palazzina H, mi riferì di non aver potuto somministrare l'Eutirox a mia suocera. Tutto questo comportava una disfunzione urinaria, un rigonfiamento delle caviglie. Noi, preoccupati, il giorno dopo abbiamo provveduto a dare la lista dei medicinali e anche la lista dei problemi che mia suocera pativa. Tutto questo e sempre nella comprensione che mia suocera, pur essendo una donna di 90 anni con diverse patologie, non era destinata a morire,
era destinata ad essere curata, dulcis in fundo, dopo che gli è stato riscontrato, anche dal punto di vista diagnostico, un tumore grosso 6 cm, mia suocera è deceduta il 21 di novembre con l'attestazione che era morta per Covid. Siamo sconvolti da questa perdita, anche se mia suocera aveva una bella età, 90 anni, però il fatto di avere notizie tipo la signora è deceduta alle 17.13 dell'11 novembre e dopo nemmeno un'ora e mezza ci viene detto che mia suocera si era ripresa, insomma ci ha lasciato un attimino interdetti. Siamo passati dal dolore all'euforia e questa destabilizzazione ha provocato danni importanti nei confronti di mia moglie che è la figlia. Quindi dopo nemmeno 10 giorni, senza avere nessuna notizia se miglioramento o peggioramento a causa di queste condizioni che ci stiamo trovando della pandemia, non abbiamo saputo più niente se non che il 21 di novembre era deceduta. Tutto questo è secondo me contro ogni forma anche di buona educazione nei confronti dei parenti che aspettavano all'esterno dell'ospedale notizie che non arrivavano mai, e se arrivavano, arrivavano molto molto frammentari, senza poter comprendere di che cosa si trattasse. No, lei ha parlato di terapie cui era sottoposta a sua suocera, lei ha portato anche, come ci ha spiegato, la busta con tutti i medicinali che aveva bisogno, e invece non gli sono stati somministrati. Nel senso del suo ricovero, noi abbiamo portato i medicinali che doveva, la terapia che doveva seguire mia suocera, e cosa strana, il dottor Starace, titolare della palazzina H Medicina 1, mi disse che questa medicina non era mai arrivata e quindi mia suocera non aveva ricevuto questo tipo di terapia. Eutirox è risaputo che è un medicinale per la tiroide, quindi gli ha provocato delle difficoltà che poi speravamo aver risolto con questa azione, mentre viceversa il dottor Starace mi chiese la lista dei medicinali per poter proseguire la sua terapia.